C'è gusto ad umiliare con una modesta utilitaria vetture di classe e prezzo superiori. Lo diceva Carlo Abarth in un italiano tutto suo, riferendosi a piccole auto elaborate come questa. La 112 Abarth ha avuto una carriera sportiva incredibile, dal 72 al 90 senza interruzioni, addirittura un campionato monomarca interamente dedicato dal 77 all'84, nel quale si fecero le ossa piloti come Cunico e Bettega. Quella che andrò a provare è una terza serie 70 HP del 75, che pesa meno di 700 kg e corre a 160 km orari. Sempre voluto provare una 112 Abarth. Mi chiedevo come sarebbe stato e effettivamente è come me l'aspettavo. Piccola, leggera e velenosa. Ma che violenza ha questa macchina con un 1050, è incredibile. Si lascia a metà curva e il posteriore parte. Non si lascia, la macchina è compostissima, va dritta e va dove dite voi. Ha un assetto raffinatissimo. Purtroppo bisogna anche frenare nell'automobilismo e non è il suo forte. Si mette su tre ruote, che spettacolo! La cosa più sconvolgente, dopo il modo in cui fa le curve, è la ripresa. Caro Colin Chapman, le macchine leggere. Adesso sono in salita, in una bella salita, e va come un treno. Che mostriciattolo! Questa non è da definire bara, è una macchina controllabilissima. La potenza è quella giusta per divertirsi, non si sente la mancanza di più cavalli e non si ha la sensazione di stare a rischiare nulla. È una delle macchine che consiglierei per cominciare una bella collezione, per esempio, o per iniziare a correre con le storiche, nelle categorie dedicate. Ovviamente non è una macchina da mettere in autostrada, ma in strade di montagna, come quella dove sono venuto io a provarla oggi, credo che all'epoca avesse forse un rivale o due. È veramente piccola e per questo si riesce a correre come matti con giusto 70 cavalli che oggi hanno le biciclette. Mamma mia, che voglia di comprarne una. Queste sono le macchine che hanno personalità. È raro oggi, all'epoca non tanto. Ma erano macchine riconoscibili, in un secondo, se io adesso mi svegliassi di botto e mi ritrovassi qui, in un secondo saprei dirvi in che macchina sono, perché? Perché è troppo riconoscibile. Dalla posizione di guida si vedono le due gobbette dei passaruota dove ci sono i fari, il cofano nero, e già lì sapete su che macchina vi trovate. Il volante, che è troppo unico. Penso che sia stato un vero incubo comprare una Mercedes negli anni 70 e vedersi fare la fiancata da una di queste scatolette rosse. Effettivamente la quinta, che nella versione successiva poi è stata adottata in quella un po' più plasticata, un po' più vistosa, con la presa d'aria sul cofano, era un passo necessario. Su questa macchina si sente un po' la mancanza, perché io adesso sono in quarta e in un secondo sono già quasi al limite. Chiede la quinta. Senti che presunzione. È uno spadino. Ogni volta che passo una giornata negli anni 70 è sempre malinconia a vagoni. Il metallo, i profumi,
gli occhi riposati dalle luci basse del quadro senza LED sparsi ovunque, sterzo senza filtri, la sensazione di ottenere più di quanto richiesto dalle componenti meccaniche, perché non arriva soltanto il risultato delle nostre azioni, ma ogni singolo minimo movimento fisico che l'auto compie al comando di chi guida. Questa la dovevate chiamare mito! Questa è un mito! La piccoletta.